Allora, Nando, come sta andando questo evento? Benissimo, benissimo. Si prevedeva affluenza, ma è andata oltre le aspettative. Siamo molto molto contenti. Sarete anche molto contenti per come suona l'impianto, perché cioè, avete veramente una roba pazzesca da sorgente, pre-diffusori e sta andando No, benissimo. sta andando bene pure per quanto riguarda le prestazioni dell'impianto, sì. Siamo soddisfatti, sì. Io e tutto il resto dei partecipanti, costruttori, pure loro sono molto molto soddisfatti. Voi avete questa doppia veste di distributore per alcuni marchi, ma siete anche un punto vendita con una sede molto bella, con tante sale, con, fate tutto, fate dall'audio high-end all'audio, diciamo, standard fino all'home cinema. Sì. Abbiamo scelto di abbracciare un po' tutte le categorie, facendolo seriamente per ogni categoria, senza tralasciare, cercando di non tralasciare niente al caso, diciamo, cercando di approfondire le varie tipologie di mercato, di prodotto e facendo arrivare pure in Italia qualche marchio che era stato o snobbato, che non era stato comunque importato correttamente in Italia, quindi siamo soddisfatti. Voi siete anche famosi per fare scouting, quindi per trovare marchi che poi cedete ad altri distributori. E questa è un po' la pecca, non essendo una, ovviamente una SPA o una società molto Dai, nel scherzo. senso ricca, cerchiamo di trovare partner che non vogliono fare numeri stratosferici, ma hanno una produzione comunque semi-artigianale o artigianale, che vogliono fare pochi numeri o numeri non altissimi da poter coprire i loro ordini. Per questo comunque sono rimasti quei marchi e ce li teniamo stretti, No. sinceramente. Sì. Senti, e poi voi siete anche l'unico punto vendita che ha un televisore di grandi dimensioni come questo TCL. E questo è un Sì, altro punto di forza di questo punto vendita. è stato un azzardo perché sinceramente si identifica il televisore di grande dimensione alla grande catena e quindi metterlo in un punto specializzato non era semplice, nel senso far capire alle persone che non sono solo prodotti grandi con basse prestazioni, ma sono prodotti che se messi nelle condizioni, calibrati, hanno buone caratteristiche. E qui Mortacci di Pippo sta calibrato bene, grazie a te, cioè veramente una spada, bravissimo. Sì, ci abbiamo perso un pochettino di tempo, a differenza delle catene che li buttano là e sotto le luci, le cose, senza calibrare di fabbrica. Noi ovviamente abbiamo cercato di mettere il televisore nelle migliori condizioni. Mi sembra il risultato è buono. Poi avete anche una sala un cinema molto bella, Sì. ho visto il Sony 7000, tarato anche quello alla 7000. perfezione, Sistema HTPC, HDVR. completo per Listen, pre-audio video Trinnov, che è un po' il fiore all'occhiello della sala. Amplificazioni sono in classe D dell'Ascendo, che supportano bene i diffusori. Ok. Poi ho visto che avete messo nella sala un cinema anche due lavatrici, come mai? Sì, una è veramente una lavatrice, un'altra Una è asciugatrice. un'asciugatrice. Mamma mia. Sì, sono spaventosi per le proporzioni e veramente come estetica possono rimandare a degli elettrodomestici bianchi, ma questi sono neri, sono laccati di pianoforte, quindi l'estetica snellisce un po' il nero snellisce il prodotto. Benissimo, dai, andiamoci a sentire sta sala cinema, dai, che ho voglia. Va benissimo. Ciao. Ciao a tutti.